Sono Monica Di Naede e per la serie dei piccoli racconti dedicati alla nostra città intitolati Milano a casa tua, ho pensato di raccontarvi una storia che coniuga l'arte, la riqualificazione urbana, ma anche con un risvolto etico. Sto parlando di un piccolo giardino che si trova a ridosso del trafficato corso Garibaldi, quindi in una zona centrale della città, ma che rimane pressoché nascosto. Infatti si apre sulla via Tommaso da Cazzaniga con un cancello che sembra più voler consentire l'accesso a uno spazio privato che non a uno spazio di verde pubblico, quale effettivamente questo parchetto è. Il parco è stato intitolato nel febbraio di quest'anno all'artista Pippa Bacca, che fu barbaramente uccisa nel 2008, durante una performance itinerante che mirava a sensibilizzare sul tema della pace, in territori coinvolti in, conflitti. Quindi ha anche un risvolto, se vogliamo, importante da un punto di vista, sociale. E si situa questo giardino subito al di là della cosiddetta Casa degli Artisti, anch'essa inaugurata nel febbraio di quest'anno, quindi da pochissimo, che rispolvera quello che era stata la destinazione originaria di questo edificio di inizio Novecento, frequentata peraltro alla fine degli anni 70 da personalità del calibro di Luciano Fabbro e Hidetoshi Nagasawa. Nel 2014, quindi qualche anno fa, nell'ottobre più precisamente di quell'anno, il piccolo giardino viene riqualificato in un certo senso grazie all'opera di un gruppo di artisti, dei quali fanno parte gli Ottica Noodles, collettivo di arte di strada importante a Milano, ma con una risonanza anche internazionale, Refreshing, specializzato in pitture di animali, e lo spagnolo Cresar. Tutti vengono coinvolti in questa campagna che nell'ambito della manifestazione Brera Art di quell'anno, dedicata all'arte contemporanea, è riunita sotto il cappello, sotto lo slogan Open the Cages, cioè apri le gabbie. L'idea è quella effettiva di liberare la natura in città con la metafora di aprire le menti per immaginare la specie umana come parte di una biodiversità che va salvaguardata. 3 settimane prima di questo live painting patrocinato dal comune, il WWF aveva lanciato una campagna internazionale intitolata Stop ai crimini di guerra per raccontare delle tante uccisioni compiute soprattutto dai bracconieri con scopo economico di tanti animali, riducendo molti di questi in via di estinzione. Da qui la scelta dei soggetti, che è la parte divertente, se vogliamo, interessante, artistica di questo intervento, perché sulle pareti di questo edificio basso della sede del WWF compaiono giganteschi faccioni di gorilla, compare persino un armadillo, compare una tigre enorme, compaiono uccelli, pappagalli, insomma, una natura che fisicamente invade lo spazio e che fa capolino con occhi estremamente espressivi diretti verso l'osservatore, tra gli alberi. Tra l'altro è un giardino particolarmente ombroso e florido, quindi non si percepisce immediatamente la presenza delle opere d'arte, ma si svela piano piano tra gli alberi. Se questa storia vi ha incuriosito, vi invito naturalmente ad andare a vedere di persona il giardino, ricordando come già citavo a proposito del racconto sui palchi pellegrini del Pirelli, che in fondo una convivenza tra natura e uomo, anche in ambienti urbani, è qualcosa di possibile. Rimandandovi al sito di neiade.com, se siete curiosi di sapere altre storie sulla città, vi ringrazio per avermi ascoltato.